Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo tutorial su Tableau. Oggi vedremo tutte le operazioni di base per connettere i dati al software. Questa è la nostra schermata principale di tableau, come potete vedere dalla colonna qua di sinistra, è possibile connettersi nativamente sia file salvati in, in locale sul proprio computer sia server. È possibile aprire file di Excel file di testo, file access, file di software statistici e altri tipi di file. Per quanto riguarda i server invece abbiamo una lunga lista di tutti i server utilizzati per la maggiore. Il file che utilizzeremo per questo tutorial è il file Superstore Europa, quindi clicchiamo su Excel. Andiamo a cercare nel nostro computer dove ce l'abbiamo salvato, la cartella My Tableau Repository, e apriamo il file. Questa è la schermata che ci dà tutte le informazioni sulla nostra fonte dei dati. Qui abbiamo il titolo, possiamo cliccare e nominarlo. Questo è il, no questo è il nome del file che abbiamo aperto. E qui sulla sinistra abbiamo i fogli di lavoro. Praticamente eh, Tableau tratta i fogli di lavoro come se fossero delle tabelle di un database. L'intero file Excel è il nostro database completo, invece i fogli di cui il file Excel è composto sono le nostre tabelle. Vedete qui sotto abbiamo ordini resi persone e anche qui su Tableau abbiamo ordini resi persone messi però in ordine alfabetico, non nello stesso ordine in cui sono... Visualizzati i file su Excel. Per aprire la nostra tabellina foglio di lavoro ci basterà trascinarla qua dentro. Allora, per rinominare la nostra tabella basterà cliccare e cambiare il nome. Cliccando invece qui sull'ingranaggio potremo dire al software se la prima riga contiene eh, le intestazioni delle colonne oppure no, così saprà se assegnare lui dei nomi alle colonne oppure se prendere quelle già presenti nel file Excel. Per lavorare al meglio con Tableau le tabelle di Excel dovrebbero essere il meno formattate possibile, quindi giusto solo colonne e righe con intestazioni e i dati senza celle unite, senza... Tabelle che iniziano a metà del, del foglio di lavoro, proprio il più semplice possibile. In questa schermata possiamo già effettuare delle operazioni basilari. Possiamo ad esempio rinominare una colonna se non ci piace il modo in cui è scritta. Possiamo suddividere colonne che contengono più dati, la suddivisione viene fatta automaticamente. Dopodiché potremmo ad esempio cancellare una colonna che non vogliamo, nasconderne una che non vogliamo che venga visualizzata e ad esempio cambiare il tipo di dati da numero a stringa. Un'altra cosa importante che dobbiamo decidere adesso è come Tableau dovrà connettersi alla nostra fonte dei dati. Abbiamo due differenti tipi di connessione, la connessione live e la connessione extract. La connessione live si adatta meglio per sfruttare le capacità di database ad alte prestazioni o per visualizzazioni di dati che si aggiornano molto di frequente, cosa che può portare a rallentamenti nell'utilizzo del software, dipende dalle capacità del database. L'altra opzione invece... L'extract è quella di utilizzare dei dati che vengono estratti, quindi può rendere molto più veloce l'utilizzo del programma quando ci troviamo ad avere dei database un po' lenti, però non ci permette di sfruttare gli aggiornamenti dei dati in diretta. È possibile anche filtrare solo una parte di tutti i nostri dati che abbiamo, basta cliccare qui su ADD, sarà possibile creare dei filtri. Ad esempio possiamo scegliere la quantità soltanto un range che va da 1 a 6 e tutti gli altri tutti gli altri ci verranno esclusi bene ora che i nostri dati sono a posto possiamo passare alla nostra analisi Vedete qua sulla sinistra abbiamo la colonna suddivisa in due sezioni, le dimensioni che diciamo sono tutti quei campi che vengono utilizzati come, come etichette, mentre in basso abbiamo le misure che invece sono i numeri veri e propri. Ad esempio se volessimo vedere le vendite suddivise in base... Al tempo ci basterà trascinare qui sopra i campi, possiamo vedere i trimestri se volessimo avere tutti gli anni con un colore diverso, vedete molto semplice: basta semplicemente mettere i dati la colonna delle X o delle Y, scegliere colori, dimensioni. Se ad esempio ci accorgessimo di aver bisogno di un altro foglio di lavoro che faceva parte: del nostro file di Excel possiamo andare qui dove abbiamo il, il nome del file a cui ci siamo connessi cliccare col tasto destro e scegliere edit ritorniamo nella schermata dell'origine dei dati e possiamo fare un doppio clic o trascinare l'altro foglio che ci interessa nella sezione Tableau, automaticamente crea una join. Ha capito da solo che l'ID dell'ordine e l'ID del reso sono il, i due campi in comune tra le tabelle. È possibile cambiare il campo in comune ed è possibile cambiare anche l'operatore. In questo caso, ci ha creato. Un inner join e una left join perché i dati che abbiamo a disposizione permettono questi due tipi di join, avessimo avuto dati diversi avremmo avuto anche la right e la full outer. Adesso noi scegliamo la left join, controlliamo che i nostri dati siano a posto e possiamo ritornare alla nostra visualizzazione. Adesso qui avremo anche la seconda tabellina. Bene, ora abbiamo visto quali sono tutte le operazioni basilari per la connessione dei dati, ci vedremo presto con un altro tutorial.